Vorrei soprattutto che ci si portasse via la consapevolezza che non siamo così diversi, noi e le persone che vengono da lontano. Siamo simili nelle nostre paure, in quello che ci fa ridere, nelle speranze, nei sogni. Perché migrare, in fondo, non è che spostarsi da qualcosa di conosciuto a qualcosa di nuovo. E questo lo facciamo tutti nella vita. Crescere è migrare. E tutti quanti siamo stati prima o poi migranti. Dopo la lettura di Nebbia, di solito i ragazzi sono pieni di domande e osservazioni sul rapporto tra uomo e natura. Da qui nascono degli scambi interessanti, anche legati all'attualità e alle recenti notizie di cronaca. Per questo mi piace pensare che Nebbia lasci non solo una riflessione su ciò che è stato, ma su ciò che è nel presente e soprattutto su ciò che potrà essere nel futuro, grazie al contributo di tutti noi. Vorrei che rimanesse l'idea che la diversità di ciascuno non è un limite, ma un'unicità da valorizzare. Mi piacerebbe che più ragazzi possibili si riconoscessero nella storia della protagonista Raya e che nascesse il desiderio di andare oltre i luoghi comuni e la curiosità di conoscere nuove prospettive e nuove esperienze senza limitarsi alla propria. L'idea che giudicare qualcuno o le azioni di qualcuno è qualcosa che non si può fare a cuor leggero, che spesso dietro l'apparenza delle persone ci sono dei mondi che vale la pena scoprire, ma soprattutto che rabbia, diffidenza, intolleranza possono essere sostituite con ascolto, apertura e comunicazione.